Noi siamo un'organizzazione democratica radicata sul territorio e siamo abituati al confronto e al contatto con le persone. Dalla sua terra d'origine, la Locri di Pierpaolo Bombardieri, numero uno della Will Nazionale, parla delle difficoltà per l'economia italiana causate prima dalla pandemia, ora dal conflitto in Ucraina. La scelta di Locri quale location per celebrare il congresso provinciale di Reggio Calabria ha il senso della volontà precisa di ripartire dai territori mettendo al centro i temi del lavoro e della sanità. Ci sono disagi e problemi all'interno del nostro paese che sono ancora più forti nel meridione e si acuiscono ancora di più in Calabria. Qui c'è bisogno soprattutto di infrastrutture, di una nuova statale 106 e di una linea ferroviaria elettrificata e raddoppiata perché, sottolinea Bombardieri, altrimenti è inutile dire alle aziende di venire, di investire qui, se non abbiamo la possibilità di avere una rete viaria degna di questo nome. Dunque, servono risposte concrete. Noi proviamo con grande umiltà a sottolineare la necessità invece di interventi, di dare risposte alle persone. Perché spesso qui i diritti di cittadinanza non sono esercitabili. Non sono esercitabili se noi parliamo di una sanità pubblica in grado di dare risposte. Non sono esercitabili se rivendichiamo una formazione, una cultura in grado di dare ai nostri giovani le stesse opportunità. Non sono esercitabili sul lavoro. E non sono esercitabili sul diritto all'anziano, sul diritto di assistenza agli anziani, sulle pari opportunità. Quindi il tentativo per quello che noi possiamo fare è di richiamare le istituzioni, la politica a prestare maggiore attenzione a questo territorio e a magari dare risposte concrete.